Oggi parliamo di Harlem, il quartiere nero di New York, quello che ha dato i natali ad afroamericani che hanno dominato la scena mondiale della musica, dello sport, il quartiere di personaggi come Kareem Abdul-Jabbar, Joe Louis, Earl Manigault, Sugar Ray Robinson, Puff Daddy, Lil Mama, Tupac e tanti altri ancora. Ma com'è nata Harlem? Il suo nome ha un che di femminile, un po' come se fosse una madre, no? Perché probabilmente è proprio così. Ma facciamo un passo indietro. Dalla fine della schiavitù fino all'arrivo del 1900, la comunità afroamericana era riuscita a sviluppare una classe media di stipendiati e professionisti. Erano le prime famiglie ad avere alcune possibilità e questo accadeva specialmente nelle grandi città. Harlem a New York diventò uno dei centri di espansione di questa nuova borghesia nera. In realtà, nel secolo precedente, il quartiere era stato costruito per essere una zona esclusiva per la classe media, per la borghesia, ma bianca, e comprendeva edifici imponenti, larghi viali e anche un teatro dell'opera. Poi però, sotto le pressioni degli immigrati provenienti dall'Europa alla fine del 1800, il quartiere fu abbandonato da chi inizialmente lo aveva abitato. Harlem accolse afroamericani nei primi anni del 1900. Nel 1910 un grosso caseggiato tra la 135esima strada e la Quinta Avenue fu acquistato da alcuni agenti immobiliari neri e anche da un gruppo religioso. Molti altri afroamericani arrivarono in zona durante la Prima Guerra Mondiale. Infatti, a causa della guerra, la migrazione di lavoratori dall'Europa in pratica si era interrotta, ma nello stesso tempo, proprio perché si era in guerra, c'era molta richiesta di manodopera nelle industrie. La grande migrazione spinse così centinaia di migliaia di afroamericani verso grandi città del nord come Chicago, Philadelphia, Cleveland e quindi anche New York. Sappiamo però che già pochi anni prima doveva esserci una parte di popolazione, insomma qualcuno di colore che frequentava il quartiere. Infatti già nel 1899 una Coon Song intitolata You Can Take Your Trunk and Go to Harlem raccontava di una donna di colore che litigando con il suo uomo, con il suo compagno, gli intimava di andarsene a Harlem a divertirsi con i suoi amici. Questo indica che l'idea di Harlem come destinazione per gli afroamericani era culturalmente riconoscibile già prima dell'inizio del nuovo secolo. Si stima che nel 1910 Harlem fosse nera per il 10% e che nel 1930 lo era per più del 70%. Nello stesso tempo i bianchi cominciavano ad essere sempre più affascinati dalla cultura nera. Un certo numero di artisti e mecenati bianchi iniziarono anche a guardare la cultura nera con minor sufficienza e iniziarono ad offrire ai neri l'accesso alle case editrici più importanti, alle mostre d'arte. Le reazioni furono comunque quelle più disparate. Infatti, nonostante la crescente popolarità della cultura nera, in alcuni ambienti bianchi gli afroamericani dovettero comunque lottare contro un forte razzismo. Anche al nord succedeva questo. Ma nonostante focolai di violenza razzista fossero scoppiati anche al nord, e la condizione di relativa libertà politica in quelle zone permise comunque agli afroamericani di creare proprie organizzazioni politiche. Pensate che per tutti gli anni 20 la classe media nera del nord diede vita ad un certo numero di movimenti politici che sostenevano l'uguaglianza razziale. Già a quel tempo lottarono contro il razzismo dei bianchi, che non solo pervadeva il sud delle leggi Jim Crow, ma toccava anche i neri del nord. A battersi per questo programma e lottare contro la segregazione razziale e contro i linciaggi furono la National Urban League e la National Association for the Advance of Colored People. Guidata dallo storico e sociologo W.E.B. Du Bois che respingeva la filosofia del compromesso di Booker T. Washington, Du Bois fu un personaggio cardine nella storia dell'evoluzione della coscienza afroamericana, ma il destino volle che morì anziano. 50 anni dopo questo periodo, proprio la sera prima che Martin Luther King con il suo movimento pacifico potesse vedere 250.000 persone di ogni razza ed estrazione sociale marciare su Washington per un ideale di uguaglianza e di libertà.
Che destino, Du Bois. Un altro programma invece di tipo maggiormente militante, possiamo dire, che celebrava comunque la cultura nera, fu rappresentato anche dal nazionalista nero di origine giamaicana Marcus Garvey, il cui movimento populista, che si chiamava Back to Africa, negli anni 20 suscitò la nascita di un orgoglio di razza nella classe lavoratrice nera degli Stati Uniti. Fu un movimento anche questo molto importante, a cui aderirono in tantissimi. Tutti questi movimenti avevano il proprio quartier generale a New York. Gli afroamericani di Harlem fondarono numerosi quotidiani e riviste come Crisis, diretta proprio da Du Bois, Opportunity, The Messenger, Negro World, proprio fondata da Marcus Garvey. Queste riviste creavano coscienze, stimolavano ideologie in una parte di popolazione che fino ad allora aveva stentato a sentirsi unita, perché per secoli non era mai stata padrona di se stessa. La letteratura e l'arte afroamericane iniziarono a svilupparsi velocemente, subito prima dell'inizio del nuovo secolo. Nel campo dello spettacolo, per esempio, il musical nero ebbe protagonisti raffinati come i compositori Bob Cole e J. Rosamund Johnson, tra l'altro fratello dello scrittore James Weldon Johnson, anche lui esponente della stessa corrente. Per quanto riguarda il jazz e il blues, la popolazione di colore seguì una migrazione dal sud e dal Midwest fino ai bar e ai cabaret di Harlem. L'Harlem Renaissance, detto anche Rinascimento di Harlem, è un movimento artistico e culturale sorto verso l'inizio degli anni 20 negli Stati Uniti, ad opera della comunità afroamericana. La definizione è nata a seguito della pubblicazione dell'antologia di racconti The New Negro, ad opera di Alan Locke, nel 1925. Il centro del movimento fu il quartiere di Harlem a New York, ovviamente, e da lì si espanse nei centri urbani di tutti gli Stati Uniti, attraverso lo sviluppo di tutte le forme d'arte, letteratura, teatro, musica, arti visive, danza, ma anche delle scienze sociali, sociologia, storiografia, filosofia. Artisti ed intellettuali trovarono nuove vie per esplorare ed approfondire l'esperienza storica degli afroamericani. Ma anche la vita dei neri dell'epoca, anche quello approfondivano, la vita dei neri nelle grandi città. Artisti ed intellettuali rifiutarono di imitare lo stile degli europei e dei bianchi d'America ed esaltarono invece la dignità e le creatività nera. Volevano esprimersi a proprio modo e infatti per questo esaminarono la propria identità di neri americani, celebrarono la cultura nera che era emersa dalla schiavitù e con questa i loro legami culturali con l'Africa. L'Harlem Renaissance ebbe un profondo impatto non solo sulla cultura afroamericana, ma anche su tutte le altre culture, frutto della diaspora africana. Artisti e intellettuali, anche afro-caraibici, per esempio, furono parte integrante del movimento. Comunque non c'è accordo tra gli storici su quando l'Harlem Renaissance abbia avuto inizio e su quando sia terminato. In modo non ufficiale si riconosce che sia durato grosso modo dal 1919 fino all'inizio o la metà degli anni 30. Però in ambito letterario, poco prima che iniziasse il 1900, già due opere di afroamericani ricevettero riconoscimenti a livello nazionale. Per la fine della Prima Guerra Mondiale, lo scrittore James Weldon Johnson e il poeta Claude McKay gettarono le basi per quella letteratura che in seguito, negli anni 20, avrebbe descritto la realtà della vita dei neri negli Stati Uniti e la loro lotta per l'identità razziale. Quando si pensa al jazz e all'ambiente degli anni 20, si pensa anche, per esempio, al proibizionismo, e vengono in mente i localetti dove si vendeva alcol illegale, le distillerie clandestine, i gangster, la musica, l'allegria della vita notturna. In questo quadro raramente entrano le questioni razziali, e invece furono proprio il vero motore dell'espansione del jazz tra le persone che frequentavano quegli ambienti. Il South Side, per esempio, a Chicago o Harlem a New York, erano ghetti neri, nei cui locali si suonava la musica di neri. La vera coscienza razziale nacque proprio con il popolarsi di questi quartieri, perché vivendo insieme ci si sentiva più forti. C'era però un pubblico bianco che amava avventurarsi in questi quartieri per esplorare una vita notturna diversa, dai contorni esotici alla scoperta di un diverso razziale e sessuale anche.
In questo modo i locali si ritrovarono ad accogliere un pubblico misto. Erano detti cabaret black and tan, cioè neri e abbronzati. Rimanevano aperti fino alle prime ore del mattino e proponevano musica, spettacoli e ballerine. Ma nel corso degli anni 10 e 20 la politica razziale di questi ambienti divenne via via più rigida. Le ballerine dei locali erano solo nere, ma di una tonalità chiara, espressamente scelta e decisa dai proprietari, confrontando la loro pelle con il colore dei sacchetti di carta marrone, quelli della spesa per capirci. Questa pratica era nota come Brown Paper Bag Test. Chi era più scura di quel sacchetto non poteva partecipare. Il pubblico invece era esclusivamente bianco e particolarmente interessato a storie esotiche, immaginarie, nella giungla o comunque in situazioni precarie e promiscue che loro associavano appunto al popolo di colore. Così i club di cabaret, per accontentare queste fantasie, cominciarono a produrre spettacoli sempre più elaborati per un pubblico seduto ai tavolini, un pubblico tranquillo, interessato, in cui si combinavano canzoni, balletti sullo sfondo, oppure balletti in primo piano, semplici scenografie. Nelle pause dello spettacolo la gente si alzava anche, ballava, insomma. Nei locali più ricchi la musica era composta esclusivamente per loro da autori della Timpan Alley e veniva eseguita da piccoli gruppi o orchestre di medie dimensioni, come per esempio quella di Sam Wooding, attiva sia al Baron Wilkins ad Harlem che a un altro club che si chiama Club Alabama, che si trovava a Times Square. Quest'ultimo ebbe un ruolo propulsivo nel successo dei floor shows, che erano appunto questi spettacoli. Per gli afroamericani era impossibile assistere a questi spettacoli, i cast erano interamente neri e lo era anche il personale dei locali, ma i clienti erano solo bianchi, di solito ebrei benestanti. Ma alcuni cabaret di lusso avviarono anche una politica detta del Blue Monday, dove blu stava per triste. Lunedì accessibile a prezzi speciali per la sola clientela nera. Tra i locali più noti di quello scenario, il più famoso era di sicuro il Cotton Club. Con questo nome che dava poco spazio all'immaginazione, all'interpretazione, no? Nel 1923 Harlem invece pullulava di locali più modesti, per soli neri, animati da un cantante, un pianista e un ballerino, al massimo due, dove i musicisti si ritrovavano per suonare e fare jam session. Il meglio della musica era concentrato sulla 133esima strada tra Lenox Avenue e la settima, dove erano allineati Herr Hansberry Clam House e Tilly's Chicken Shack, il Messico's e il Log Cabin. Gli spettacoli cominciavano alle 21 e tra lunghe tirate e repliche si finiva verso le 5 del mattino. La New York dei primi anni 20 assistette alla rinascita del teatro nero. La svolta avvenne nel 1921 quando debuttò a Broadway la prima produzione totalmente nera. Lo spettacolo si chiamava Shuffle Along e i produttori e protagonisti erano due vecchi intrattenitori del vaudeville che per questo nuovo spettacolo ingaggiarono il compositore Hubie Blake e il paroliere e cantante Noble Sissle, entrambi molto attivi nel Tempo Club di James Europe, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. La novità risiedeva nel fatto che non solo si trattava di una produzione afroamericana, ma i personaggi e le scene abbandonavano gli stereotipi del minstrel, i volti anneriti, le caricature razziste, le vecchie canzoni infarcite di stereotipi. Shuffle Along era diverso, moderno, divertente, trascinante, pieno di belle canzoni. Era un inno alla grande inventiva afroamericana. Raffinato, spettacolare. Questo spettacolo fu un grande successo. Riportò la musica e l'intrattenimento afroamericani al centro di Broadway. Lanciò la coppia Sissle e Blake, coppia di artisti straordinaria nel panorama americano, e inoltre fu il primo importante spettacolo a cui partecipò Josephine Baker, grandissimo personaggio della storia del popolo afroamericano, allora appena sedicenne. Il fatto che il jazz degli anni 20 fosse vissuto come musica di puro intrattenimento nasconde i legami con la politica e con i movimenti intellettuali, ma molti cantanti e musicisti non facevano mistero del loro impegno attivo e infatti proprio la Baker era tra questi. Il Cotton Club e altri night club segregati
non solo erano uno schiaffo in faccia ai residenti di Harlem, ma promuovevano e rispettavano una visione degli afroamericani che l'Harlem Renaissance cercava disperatamente di combattere. Karim non aveva torto, ma quel modo di accettare sotto sotto, di dare ai bianchi quello che volevano, che credevano, diede ad artisti e famiglie la possibilità di lavorare, di guadagnare, di indossare vestiti puliti, di crescere i propri figli e le proprie coscienze, scimmiottando, certo, situazioni impossibili e grottesche che non avevano scelto, ma che funzionavano. Per oggi ci fermiamo qui. Se avete delle riflessioni su questo argomento sterminato e controverso, vi prego di scriverle qui sotto. Sarei felice di parlarne con voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale.